miliardo e 218 milioni stanziati dal governo per il risanamento ambientale e la rigenerazione urbana di Bagnoli. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi hanno sottoscritto questa mattina un protocollo che finanzia coi fondi per la coesione un pacchetto di progetti per l'ex area Ilva che fino al 1991 era occupata dal complesso siderurgico. Ora io ho visto che qui fuori ci sono dei manifestanti, dagli slogan direi che sono centri sociali, ma se non lo fossero, se fossero per esempio dei comitati, vorrei dire a quei cittadini che parlano di passerelle che li capisco, perché qui molte promesse sono state fatte e poi sono anche state tradite, ma voglio anche dire a quei cittadini di darci la possibilità di dimostrare che le cose possono cambiare. Ecco, oggi noi stiamo lavorando tutti insieme per ricostruire questa speranza. Voglio tenermi lontano da toni eccessivi perché questo quartiere non sopporterebbe una nuova disillusione, ma preferisco utilizzare dati e fatti concreti per evidenziare l'importanza di questa giornata. Fra i progetti finanziati vi sono la bonifica a mare e il completamento della bonifica di terra, l'attuazione di un parco urbano di 100 ettari, la realizzazione delle infrastrutture, gli interventi per la linea di costa con la rimozione parziale della colmata. L'attuazione del programma è affidata a Invitalia. Abbiamo, come ricordava il sindaco, riattivato la cabina di regia prevista dalla legge che ha istituito l'area di crisi Bagnoli-Coroglio, è stato rimodulato il programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il cosiddetto PRARU, e soprattutto ci siamo appunto occupati di individuare le risorse necessarie per fare in modo che gli impegni presi, a differenza di quanto accaduto per tanti anni, non rimanessero, diciamo così, scritti sulla sabbia. La partenza di tutti i cantieri sarà tra la fine di quest'anno, alcuni partiranno nei prossimi due mesi perché i contratti sono già firmati, e l'inizio del 2025, la previsione è un completamento mediamente in 5 anni, alcune opere finiscono il 29, altre il 30, e questo insomma, quindi ci sono dei tempi molto ben definiti.